Scegli tu. Dopo la fine della terza puntata del Grande Fratello 15, numerose sono state le reazioni dei ragazzi. La puntata infatti è stata ricca di colpi di scena, partendo dalla squalifica immediata dal reality di Bayad e infino alla decisione da parte della 500 alla 1 Barbara D'Urso e del Grande Fratello di mettere in nomination Aida Nizzar e Luigi Favoloso. Appena terminata la puntata però Aida ha avuto una reazione inaspettata, infatti la spagnola è scoppiata a piangere e si è isolata in giardino mentre tutti gli altri concorrenti erano a cena. Aida parlando tra sé e sé ha detto: sono sola, non riesco a far capire il mio pensiero, non riesco a far capire il mio stile di vita, non riesco. Non posso continuare ad andare avanti così. Quando ho sentito l'applauso del pubblico, quando ho detto me ne vado, questo mi ha distrutto. Non voglio questo, non merito questo. Mi fermo qui, perché sprecare la settimana. Successivamente dal giardino Aida è corsa in bagno, dove si è sentita male. Veronica, rendendosi conto del malore, si è preoccupata per la Nizzar e ha provato ad aiutarla, senza alcun risultato, dato che la spagnola ha aperto la porta solo quando sono arrivati Alberto e Simone.